Una delle più grandi bugie che ci abbiano mai raccontato, quando eravamo alti come un soldo di cacio, è questa: che se un film Disney è un classico, è per forza di cose bello. Non è vero. Chiaramente i gusti sono gusti e le solite cianciate, ma qualitativamente ci sono classici molto inferiori rispetto ad altri. E che ci volete fare? Io oggi sono qui per illustrarvi quali, secondo me ovviamente, sono i classici Disney mica tanto belli. Saludos amigos! Vi interessa sapere qualcosa di più sull'America Latina? No? Bene, anche a me. I Tre Caballeros. Sicuri che non vi interessa sapere qualcosa di più sull'America Latina? Sempre no? Ok. Musica Maestro. La brutta copia di Fantasia. Lo scrigno delle sette perle. La brutta copia di Musica Maestro. Il libro della giungla. Calma, calma, calma. Non è tutto da buttare, lo so. Qualcuno lo definirebbe anche un capolavoro. Ma io lo trovo estremamente noioso. Noioso da morire. È più forte di me. Se dovessi inserire il DVD del libro della giungla, mi ritroverei a sonnecchiare ancora prima di dire lo stretto indispensabile. Red e Toby, Nemici e Amici. Chiedo scusa alla mamma perché so che è il suo classico Disney preferito, tant'è che da piccolo era spesso nel mio videoregistratore. Ha solo un difetto: è triste come pochi. La depressione si è materializzata in quel film. Taron e la pentola magica. Ecco cosa succede se a un film Disney ci lavora anche Tim Burton. Non è malaccio, ma è più cupo di Edward Mani di Forbice e del primo Batman messi insieme. Oliver e Company. Qualcuno se lo ricorda? Fantasia 2000. Qualcuno se lo ricorda? Dinosauri. Quando giri un film in grafica computerizzata e non sei in grado di farlo. Coda, Fratello Orso. Questo film segna un periodo piuttosto bruttino per la Disney, che colleziona un fallimento dopo l'altro. Non è male, ma di certo sono molto lontani i periodi in cui la gente volava su tappeti magici e i parenti malefici volevano farti la pelle. Mucca alla riscossa. Stesso discorso di Coda. Bolt, un eroe a quattro zampe. Un cane che crede di avere superpoteri ma che in realtà non li ha e che ha un criceto come spalla comica? Sul serio? Pensavate potesse funzionare? La principessa e il ranocchio. Ho apprezzato il ritorno della tecnica tradizionale. Il film non è male, ma non è riuscito a convincermi fino in fondo. Non è di certo classificabile come brutto, ma a pelle non mi è piaciuto. Winnie the Pooh, nuove avventure nel bosco dei 100 acri. Che bisogno c'era di fare un altro Winnie the Pooh? Frozen. Non è di certo una novità, per chi mi conosce sa benissimo che io non ho amato Frozen. Troppe canzoni, troppe. Inoltre ho trovato la trama molto scontata, secondo me sopravvalutato a mille. E questo era tutto. Quello che intendevo dire in questo video è che, appunto, nonostante un classico sia targato come tale, questo non implica per forza di cose che sia bello. Anzi, l'esempio per eccellenza, secondo me, è In viaggio con Pippo, che appunto non è un classico, ma è bello da far paura. È nato come film di secondo ordine, mai uscito al cinema, solo in videocassetta e DVD, ormai introvabilissimo, ma è di gran lunga uno dei film di animazione più belli che abbia mai visto, veramente. Un road movie che vede Pippo, appunto, e suo figlio Max impegnati a superare mille ostacoli, in primis loro stessi, perché l'uno è l'ostacolo dell'altro. Quindi non fatevi ingannare dalle apparenze e guardatelo. Chiaramente torno a dire che questi sono i miei pareri personali, che ci terrei a sapere i vostri. Quindi scrivetemi pure un commento qui sotto dicendomi quali, secondo voi, sono i classici Disney bruttini. Poi lo sapete, per me la Disney rimane sempre la Disney e quindi ho deciso di concludere questo video omaggiandola. Vi lascio questa parte del video che ho chiamato Tutti i classici Disney in due minuti. Avevo già condiviso qualche settimana fa questa parte di video sui miei social, in realtà spacciandolo per un altro canale. In realtà quello è un canale sempre gestito da me, dove ogni tanto mi capita di caricare qualche video di prova. Non vi lascio il link perché comunque sia sarebbe inutile, dal momento che ho deciso di non utilizzarlo più. Quindi bando alle ciance e buona visione. Thank you.
dimenticato di inserire Winnie the Pooh Nuove avventure nel bosco dei 100 acri, ma tant'è, avevo appena detto che non mi era piaciuto, quindi... Vi lascio comunicandovi una cosa molto importante per me, e che è anche il motivo per cui ci ho messo tanto a caricare questo video. Il fatto è che sono impegnato in un altro progetto, in un progetto parallelo che non c'entra niente con questo canale. Si tratta di un profilo Instagram, di cui ovviamente sono... il gestore, l'unico gestore, chiamato Nerd Things Happen Today, cioè cose nerd accadono oggi. Non è difficile capire di cosa si tratti. In questo profilo io posterò foto e a volte anche video di fatti nerd avvenuti quel giorno. Esempio, così ci capiamo. Voi vi svegliate la mattina del 2 ottobre e seguendo il mio profilo Instagram Nerd Things Happen Today saprete che il 2 ottobre ma del 1969 è andato in onda per la prima volta l'anime dell'Uomo Tigre. Diciamo che è un profilo promemoria di avvenimenti nerd. Possono essere questi di anime, manga, videogiochi, attori, curiosità varie, eccetera eccetera. Potrete quindi sapere nell'arco del l'anno quando è uscito il film Ghostbuster, la prima apparizione di Bugs Bunny, piuttosto di quando è cominciata una serie TV e di quando è finita, di quando quell'attore ha vinto un determinato premio, eccetera eccetera. Un profilo che secondo me, se esce come penso io, è una bomba. Io ci credo veramente in questo progetto, secondo me può saltare fuori una cosa molto interessante, quindi vi lascio qui sotto il link in descrizione. Al momento c'è solo un post che riguarda How I Met Your Mother, ma vi posso assicurare che sarò molto attivo su questo profilo. Quindi io vi saluto e ci vediamo su Instagram. Ciao!